Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io come sempre sono Pasquale e questo è Risparmio. Bentornati in un nuovo video. Oggi affrontiamo un tema come sempre che mi sta a cuore, quello dei dividendi, ma in un modo un po' particolare. Parliamo di quelle che sono le aziende che secondo me sono quelle più sicure, che magari nel lungo periodo possono darci la sicurezza del dividendo, per cui non ci interessa capire che abbiano un dividendo alto, quale sia il payout ratio, ma proprio quanto queste aziende siano solide e per cui possano garantirci il dividendo nel futuro. Prima di iniziare però con questo video, volevo tanto ringraziare tutte quelle persone che mi sono state vicine e che mi hanno supportato dopo il video che ho fatto quando indicavo che avevo smesso di investire per la problematica dell'auto. In particolare tanti sono stati messaggi di conforto, tanti quelli di supporto, e poi volevo ringraziare chi, come Marco ad esempio, mi ha fatto una donazione senza che io la richiedessi. L'ho apprezzato tantissimo, lui ha detto non è che chissà quanto ti posso dare, però mi fa tanto piacere aiutarti, l'ho apprezzato tantissimo. È una cosa bellissima, perché sentire questo calore da parte vostra e di supporto secondo me è una cosa stupenda e mi dà conforto nei momenti di difficoltà, mi fa continuare giorno dopo giorno. Grazie tante, volevo dirlo prima di iniziare questo video, perché ci tenevo a far sapere alla community che mi segue che il fatto che mi siate state vicini è stata una cosa stupenda. Però non volevo annoiarvi, perché poi se no il video, come mi è stato detto, viene lungo e dico poco dell'argomento. Oggi volevo parlare appunto di queste aziende 5 messe in fila dal dividendo meno sicuro o più sicuro. Cosa intendo per dividendo meno sicuro o più sicuro? Beh, già sono le prime 5, per cui sono tutte sicure secondo me. Sono quelle aziende che dal punto di vista obbligazionario vengono a cui viene dato un rating che è molto buono, molto sicuro, e per cui la possibilità odierna che queste aziende falliscano, che vadano in default, è quella minore possibile. Per cui io come valore di riferimento ho preso il rating di Moody's, per cui le obbligazioni di queste aziende andranno, diciamo, dalla A1 fino al massimo alla AAA, che è il limite massimo che Moody's dà per il credito obbligazionario. E tra l'altro di aziende dello stesso Standard & Poor's 500 ce ne sono solo due. Io in questo video mi vado a concentrare solo su aziende americane, perché sono quelle, diciamo, più capitalizzate, più liquide e più semplici anche riconoscere, per cui mi fa piacere parlare di queste aziende. Per cui aziende basate sul rating obbligazionario, un video totalmente diverso da quello che faccio di solito, da quello che si trova in rete di solito. Invece di cercare aziende con dividendo alto, col payout ratio che sia sostenibile, col dividendo in crescita, per cui le cosiddette dividend growth, come appunto si trova un po' su internet, ho voluto cercare un video un po' diverso, un video che andasse a trattare aziende da dividendo, ma sotto una forma che sia un po' più laterale rispetto al pensiero, un po' out of the box, come dicono gli inglesi. Per cui un'azienda che ha dei fondamentali che sono solidi e con questa solidità possa essere portata avanti nel tempo, perché dal punto di vista appunto del rating obbligazionario sono aziende sicure, come mai ce ne sono state, e per cui il dividendo sicuro è strettamente correlato al fatto che l'azienda è solida. Sono 5 e 2 sono anche aziende che ho in portafoglio, che tra l'altro amo alla follia, anche se, come dico sempre, non bisogna mai diciamo innamorarsi delle aziende, perché poi si perde un po' il limite della ragione, un po' come chi si innamora delle cripto, chi si innamora dell'azienda che esplode in quel momento. Cerco di stare distaccato, però comunque io sono innamorato di queste aziende al di là del business, anche perché le reputo dei business solidi. Partiamo dalla quinta, quella che tra le 5 potrebbe essere identificata come la meno sicura, ExxonMobil. Tra l'altro un ex mio datore di lavoro, ho lavorato 2 anni a Manchester nel 2003-2004, alla ExxonServe Europe, era, diciamo, la ExxonServe Europa, faceva la parte logistica. Rating Moody AA1, per cui lo step sotto la AAA, market cap 249 miliardi di dollari, quasi 250, un dividendo ottimo, 5.91%, e il ticker XOM, Exxon. ExxonMobil esplora e produce petrolio greggio e gas naturale negli Stati Uniti d'America e a livello internazionale. Opera attraverso segmenti upstream, downstream e chemical, per cui fa sia l'estrazione
che è la raffinazione e la parte chimica in cui appunto si vanno a produrre ad esempio lubrificanti o prodotti chimici. L'azienda è anche coinvolta nella produzione, commercio, trasporto e vendita di petrolio greggio, gas naturale, prodotti petroliferi, petrochimici e altri prodotti speciali. Produce e vende prodotti petrochimici tra cui olio fine, polietilene, aromatici, che sono praticamente gli idrocarburi, e vari altri tipi di prodotti petrolchimici. Al 31 dicembre 2020 aveva circa 22.239 pozzi netti gestiti con riserve accertate, per cui che sono pieni. La città è stata fondata nel 1870 e ha sede a Irving in Texas. Il famoso simbolo ESSO viene dalla azienda originaria Standard Oil, di cui l'acronimo era SOSO, come si pronuncia in inglese. Un po' una curiosità per chi non lo sapeva. Comunque, questa è la quinta azienda dal punto di vista solidità, una AA1, secondo me è una di quelle aziende che ancora hanno quei 30-50 anni per poter andare avanti in maniera solida. Ovviamente, se prenderà a piede tutto il discorso dell'elettrico, dell'ibrido, nel lungo periodo potrebbe non essere un'azienda per i pensionati che oggi sono ventenni e che vorrebbero andare in pensione con un dividendo di questa azienda, ma sono solo supposizioni. L'elettrico potrebbe non prendere piede e ci sono tante cose che non si possono prevedere, però un ottimo spunto. Punto numero 4, TD Bank Group, la Toronto Dominion Bank, banca canadese. Qui ovviamente per chi come me non ha accesso col proprio broker al mercato canadese può investire al NYSE, al New York Stock Exchange. Rating Moody anche qui AA1, market cap di 159 miliardi di dollari australiani, un dividendo del 3.59%, però comprandolo sul NYSE la tassazione da dividendo per noi italiani è un 15+26, se invece andiamo a comprare in Canada è un 25+26. Questo per diciamo darvi un'indicazione. Ticker TD. La Toronto Dominion Bank, insieme alle sue controllate, fornisce vari prodotti e servizi bancari personali e commerciali in Canada e negli Stati Uniti d'America. La società opera depositi personali, assegni, risparmi e prodotti di investimento, finanziamento, investimenti, gestione del contante, commercio internazionale, servizi bancari, giornalieri alle imprese. È un'azienda fortemente diversificata nel campo finanziario. Opzioni di finanziamento presso il punto vendita per acquisto veicoli automobilistici, per cui i cosiddetti finanziamenti per l'acquisto dell'auto, e ricreativi attraverso le proprie reti di concessionari auto, per cui vende direttamente le auto e poi finanzia il loro acquisto, carte di credito, soluzioni di pagamento POS, per cui point of sales, per grandi e piccole imprese, prodotti di gestione patrimoniale e patrimoniale consulenza ai clienti retail e istituzionali, ho scritto due volte patrimoniale, e anche assicurazioni contro proprietà e vittime, nonché prodotti e assicurazioni sulla vita e sulla salute, come fanno anche le banche moderne, anche in Italia, tipo mi viene in mente Intesa San Paolo, hanno anche il ramo assicurazione e il ramo salute, assicurazione sulla salute, proprio perché cercano di un po' le banche di diversificarsi e creare una serie di prodotti che possano sventagliare a diverse tipologie di clienti ed evitare quelle crisi settoriali. La società fornisce anche mercati di capitale, servizi bancari, societari di investimento, tra cui la sottoscrizione e la distribuzione di nuove emissioni di debito e azioni, per cui anche obbligazionari e azionari, consulenze su acquisizioni e cessioni strategiche e servizi di trading. Perché? Perché sono i proprietari di Ameritrade, che è uno dei broker più utilizzati negli Stati Uniti d'America. E offre anche finanziamento a aziende, governi e istituzioni. Offre i suoi prodotti con TD Bank, America's Most Convenient Bank e TD Ameritrade, come dicevo prima. L'azienda opera con una rete di 1.085 filiali, 3.440 bancomat e 1.223 negozi fisici, oltre a offrire servizi telefonici, digitali e bancari mobili. La Toronto Dominion Bank è stata fondata nel 1855 e ha sede in Toronto, in Canada. Passiamo al podio. Apple Inc. E beh, qui non credo che ci sia bisogno di presentazioni, ma tra questa e la prima non credo che molta presentazione sia necessaria. Rating Moody AA1, market cap 2 trilioni di dollari, abbondanti, un dividendo basso dello 0,70%, ticker AAPL. Apple, come tutti sappiamo, produce e commercializza smartphone, personal computer, tablet, dispositivi indossabili e accessori. Ha un mercato globale, vende in tutto il mondo, vende anche vari servizi collegati, tipo app, tipo l'Apple TV, per cui tutto quello che è lo streaming, Mac, per cui la linea dei personal computer portatile è quella dei MacBook,
o anche quella degli iMac, per cui tutti i computer a schermo, e quella di MacBook Pro, che sono i cosiddetti i computer, quelli a tower. Poi c'è il Pod, l'iPod Touch, accessori per Mac e Apple, e poi quelle per terze parti. Fornisce anche dei servizi di supporto di Apple Care, per cui assicurativo, per i prodotti che va a vendere, servizi di Cloud Store, l'iCloud per chi non conoscesse, e gestisce varie piattaforme, fra cui l'Apple Store, che consente ai clienti di scoprire e scaricare azioni, applicazioni, musica, video e così via. Ovviamente è inutile che mi vado a impelagare in Apple, perché è un mondo enorme che tutti quanti conosciamo. Come dicevo prima, anche Apple TV permette anche di fare delle sottoscrizioni sulle news, delle sottoscrizioni di abbonamento su alcune riviste, e offre contenuti originali esclusivi. Poi anche Apple Card, con una carta di credito co-branded, e Apple Pay, che è il servizio di pagamento, un po' come Google Pay, offre il suo. L'azienda serve i consumatori e le piccole e medie imprese, e i mercati delle istituzioni, delle imprese e del governo. Vende e fornisce applicazioni di terze parti per i suoi prodotti tramite l'Apple Store. L'azienda vende anche i suoi prodotti attraverso i suoi negozi fisici al dettaglio, i famosissimi Apple Store, e online. E la forza vendita diretta, appunto, è uno dei canali di vendita. Poi vende anche i servizi agli operatori di cellulari, con i co-branding dei telefonini o comunque dei dispositivi. E diciamo, è stata fondata nel 1977 e, come tutti sanno, ha sede a Cupertino, in California. Andiamo a fare le ultime due, e queste sono le due che ho in portafoglio, per cui spero tanto che questa mia, diciamo, analisi possa andare a portare avanti un po' quello che è la mia speranza. Johnson & Johnson, rating Moody's AAA, ce ne sono solo due con AAA di Moody's, e tra l'altro anche gli altri, le altre agenzie di rating comunque si concentrano su queste due aziende come AAA. 450 miliardi di dollari, un dividendo del 2.36%, ticker JNG. Johnson & Johnson, che è? Fa ricerca e sviluppo, produce e vende una vasta gamma di prodotti del settore sanitario in tutto il mondo. Opera attraverso tre segmenti: Consumer Health Pharmaceutical e Medical Devices. Il segmento Consumer Health offre prodotti per la cura dei bambini, il famoso olio Johnson, o lo shampoo Johnson per chi non lo conoscesse. Se avete un bambino lo conoscete, come me, io lo conosco. E anche a vino, prodotti per bambini e per la colorare, con il marchio Listerine, per chi non lo usasse. Poi abbiamo i Clean and Clear, Dr. Celabo, Neutrogena e OGX. I prodotti acetomilformene, con il marchio Tylenol. Prodotti a freddo, influenze ed allergie, con il marchio Sudafed. Prodotti per allergie, con i marchi Benadryl e Zyrtec. Prodotti a base di ibuprofene, con il marchio Motrin IB. E prodotti per la cessazione del fumo, con il marchio Nicorette. Questo, tra l'altro, è anche conosciuto in Italia. E poi un prodotto per il flusso acido, con il marchio Pepcid. Anche questo credo che in Italia si trova. Questo segmento produce anche prodotti per la salute delle donne, come assorbenti, tamponi con Stress-Free e Care-Free, o prodotti per la cura delle ferite contenenti adesivi con il marchio Band-Aid, e questi si trovano in tutti i supermercati. Per cui capite adesso la portata dei prodotti di Johnson & Johnson, che viene molte volte identificata come una farmaceutica, ma non è una farmaceutica. Produce anche dei consumer product ad ampio spettro, come gli shampoo, le creme, i idratanti. Poi produce anche dei prodotti per il pronto soccorso, come il Neosporin. Poi il segmento farmaceutico, che offre prodotti per varie tipologie di terapie, come malattie cardiovascolari, metaboliche. Il segmento dispositivi medici poi fornisce prodotti di elettrofisiologia per il trattamento di malattie cardiovascolari e ischemiche. Per cui già lì si va anche in un segmento molto più specifico, molto più settorializzato, in cui i prodotti costano tanto e per cui si può anche andare a marginare molto di più. Prodotti ortopedici a sostegno dei fianchi, ginocchia, traumi, colonna vertebrale, sport e altre soluzioni chirurgiche avanzate e generali, che si concentrano sull'estetica, ad esempio, del seno, sulle procedure per orecchio, naso e gola, lenti a contatto monouso e prodotti oftalmici relativi alla cataratta e alla chirurgia rifletta laser, con il marchio Acuvi. E anche questo famosissimo, si trova in tutto il mondo, in Italia anche. L'azienda commercializza i suoi prodotti al grande pubblico e al punto vendita a distributori, oltre a distribuire direttamente a grossisti, ospedali, professionisti sanitari dello settore per usi su prescrizione medica. Johnson & Johnson è stata fondata nel 1886 e ha sede nel New Brunswick, New Jersey. Bene, siamo arrivati alla prima. Chi mi conosce sa che amo questa azienda alla follia. E vabbè, iniziamoci. Microsoft. Rating Moody's AAA, market cap 1.8 trilioni di dollari, dividendo dello 0.91%, ticker MSFT. Microsoft, credo che non ci sia bisogno di presentarlo, un po' come Apple,
sviluppa e concede licenze OEM, servizi di dispositivi per tutto il mondo, come l'Office, servizi di operating system come Windows. Offre anche dei servizi per i server come SQL Server e Windows Service, Visual Studio, System Center e licenze CAL tollerate. GitHub, che fornisce una piattaforma per lo scambio e la collaborazione dei servizi a supporto e consulenza. Poi abbiamo tutto quello che l'hardware, per cui la vendita al dettaglio, come l'Xbox, PC, tablet, console da gioco, intrattenimento, negozi di giochi sia online che fisici con le varie carte che sono nei negozi. Ha una collaborazione strategica con DXG Technology, Dynatrace e Micro Focus. Ha una partnership con VPP, e per cui è una società che è fortemente diciamo diversificata in ambito informatico, ma ha anche altri prodotti che sta sviluppando e che stanno crescendo tantissimo. L'ultima trimestrale, per chi l'avesse vista, ha potuto constatare quanto quei settori stiano andando a crescere, e mi riferisco soprattutto al servizio di cloud, Azure, che è la piattaforma, diciamo, che sta cercando di implementare Microsoft per le imprese. Tutto quello che è l'Office 365 per cercare di portare a casa clienti che non facciano un acquisto singolo, ma possono essere fidelizzati a lungo termine con pagamenti ad abbonamento, un po' come stanno facendo tantissimi fornitori. Vende computer già a marchio con tutto già installato, tablet con marchio con tutto già installato, per cui azienda fortemente diversificata seppur tecnologica, che cerca di spostarsi un po' da tutto quello che era il semplice discorso del sistema operativo, degli applicativi informatici, ma che cerca di crescere un po' ad ampio spettro. E la sede della società è a Redmond, a Washington, ed è stata fondata nel 1975. Conclusioni su questa carrellata: come dicevo all'inizio, questo è un video che è relativo non alle aziende che hanno un dividendo più alto, non alle aziende che hanno la possibilità di far crescere il dividendo nel tempo, ma ad aziende che, in base al loro rating obbligazionario da parte delle agenzie di rating, possono dare una tipologia di discorso di crescita, diciamo di solidità del dividendo, proprio perché l'azienda di per sé, dato il suo grado di solidità economica, è piuttosto impossibile, o quasi, per quelle che sono diciamo le statistiche in questo momento, che possa fallire, per cui possa avere un taglio del dividendo, o il dividendo possa non esistere più perché l'azienda fallisca. Ovviamente di lunghissimo periodo, come per tutte le aziende, non solo queste solidissime, vanno controllate di anno in anno per vedere se la solidità viene rispettata, se c'è un calo dei profitti, un calo del fatturato, insomma tutto va sempre monitorato. Però in linea di massima queste 5 aziende sono aziende che, dal punto di vista della solidità economica, possono dare dei vantaggi piuttosto ampi. Se il video ovviamente è piaciuto, per favore fammelo capire lasciando un pollice in su, e se sei nuovo sul canale clicca la campanella delle notifiche dopo esserti iscritto al canale, così non ti perdi nessun video successivo. Seguimi anche su Instagram, io_risparmio, sul mio blog www.risparmioinvesto.com, e anche qui su YouTube, dove ogni martedì e ogni venerdì pubblico un video nuovo. Bene, anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!